Credo che oggi abbiamo meritato di vincere, abbiamo fatto la partita dall'inizio alla fine, abbiamo creato delle occasioni, siamo stati puniti, credo, a una delle prime sortite degli avversari e poi con grande carattere abbiamo reagito e portato a casa, ripeto, una vittoria molto meritata. Quanto pesa questa vittoria in un momento complicato con la sua squadra che era anche andata in svantaggio? Ma questa era una partita difficile, lo sapevate, io lo sapevo anche, affrontavamo un avversario di livello. Fisicamente ci davano tanti centimetri, le strutture erano diverse, quindi sulle palline attive abbiamo sofferto, però credo che nel gioco abbiamo fatto quello che sappiamo fare, abbiamo tenuto gli avversari nella propria metà campo, abbiamo creato delle occasioni nel primo tempo e poi abbiamo avuto una reazione veemente dopo lo svantaggio, meritando questa vittoria. Mister, quanto è importante questa partita dopo la settimana che avete vissuto, emotivamente parlando? Ma oggi era importante fare una grande partita, sapevamo che la nostra gente ci teneva tanto a questa gara, ma noi vogliamo fare delle grandi partite sempre. In questo inizio di stagione spesso abbiamo meritato anche cose diverse da quelle che abbiamo ottenuto, ma sono convinto che nel tempo verremo ricompensati, insomma, e abbinando le prestazioni che stiamo facendo saremo in grado di ottenere dei punti sia in casa che fuori. Mister, un giudizio sulle prove di Cassano e Morreone che erano poi ripescati anche in questa difesa dell'emergenza. Ma oggi sono contentissimo di tutto il gruppo, abbiamo dimostrato di avere delle doti umane importanti che vengono prima per me di quelle che sono le doti calcistiche e loro che non erano stati utilizzati mai in questo inizio di stagione e anche Jacopo Petriccione hanno risposto presente in un momento difficile e questo sicuramente c'è da rendergli onore. Mister, poco, Bellino poco convinto dell'episodio del rigore. Ne chiarirete meglio con loro perché noi siamo molto convinti sia di questo che di quelli passati. Mister, abbiamo notato che non ha guardato il rigore di Galano, paradossale per lei che ha calciato il rigore forse un po' più importante. Ma mi sono girato, ho voluto provare a sentire il boato del pubblico, a cui oggi faccio tantissimi complimenti perché non mi capita sovente di farlo e quindi non lo faccio perché va fatto, ma abbiamo un pubblico importante. E come ho detto in settimana, noi ci sentiamo in debito con loro perché vogliamo fare sempre il massimo. Al di là dei risultati che otteniamo, dobbiamo essere bravi a fare le prestazioni che abbiamo fatto oggi, mettendo carattere e orgoglio in campo dall'inizio alla fine. Vogliamo spendere una parola per Improta? Ma è stato bravissimo come tutti i suoi compagni, quindi a fare i complimenti a lui ci penserete voi. L'emozione di Grosso l'ho vista anche a fine partita quando ha abbracciato tutto lo staff e è andato dai ragazzi a complimentarsi. Ma l'ho fatto sempre, anche nelle altre partite, l'ho fatto anche quando abbiamo perso, perché quando andiamo in campo mettendo tutto quello che abbiamo, purtroppo non possiamo rimproverarci niente, possiamo sicuramente migliorare, dobbiamo migliorare e vogliamo farlo, però l'obiettivo è quello di andare in campo senza regalare secondi e minuti agli avversari, perché solo in questo modo si può andare avanti. Grazie a tutti.